Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video un pochino particolare perché andremo a parlare di una cosa di cui non parla mai nessuno e in pochissimi sanno. Me l'ho scritto tutto qua sperando di non dire fregnacce. Come si compra un giocatore? Oggi andremo a parlare dell'ammortamento, spalmare la spesa del cartellino in base agli anni di contratto. Ora ve l'ho spiegato in modo molto 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 largo. Adesso andiamo dritti al punto. Faccio un esempio. Io vado a comprare Belotti a 100 milioni di euro. Ok, e gli faccio un contratto da 5 anni. L'ammortamento mi consente di pagare Belotti 20 milioni l'anno per 5 anni. Voi direte, ma che cosa cambia alla fine? Non andate sempre a pagare 100 milioni Belotti? Sì, assolutamente, però serve per non gravare nel bilancio del fair play finanziario o comunque in qualunque altro bilancio. Serve per non sforare il fair play finanziario in un anno. Quindi, se io vado a spendere 20 questo, 20 è vero, vero, tra per 5 anni c'ho 20 milioni sul groppone, però pagare ora un giocatore 100 milioni significherebbe vendere praticamente la squadra. Quindi a questo servono gli ammortamenti. Ora, mettiamo che faccio a Belotti un contratto, vi faccio un esempio per farvi capire meglio, di 5 anni, 100 milioni di euro. Ci siamo fino a qua? Ok. E questo è l'ammortamento. Pago il primo anno 20 e mi rimane 80. Pago il secondo anno 20 e mi rimane 60. A questo punto ho pagato 40 milioni di euro e rimangono 60 milioni. I 60 li devo pagare in ogni caso. C'ha 3 anni di contratto. Vado da Belotti e gli dico, oh Gallo, rinnoviamo fino, cioè, altri 2 anni per fa 5? Va bene. A questo punto i 60 milioni di euro si vanno a dividere in 5 anni, capito? Quindi a questo punto non è che continuo a pagare 20, 20, 20 e poi ho finito. No, questi 60 milioni di euro li vado a dividere in 5 anni e quindi diventano 12 milioni di euro l'anno per i prossimi 5 anni. Quindi ne pago 12 il primo, 12 il secondo, 12 il terzo. A questo punto mi rimangono, cioè, 2 anni di contratto, 24 milioni di euro. Io dico, oh Gallo, rinnovo per altri 2 anni per un totale di 4. Bene, a questi 4 anni vado a pagare al Torino 3 milioni di euro, 3 milioni di euro e 3 milioni di euro. Questo è l'ammortamento, più prolunghi e più si divide la tua spesa. I turbo è stato pagato 30? No, i turbo è stato a Roma per 3 anni, quindi con l'ammortamento siamo riusciti a dividergli i soldi da pagare in 3 anni, in 4 anni, in quanto diamine è. Poi ovviamente adesso che i turbe è andato al Tijuana, noi continuiamo a pagare i turbe, però con i vari sborsa sbor i vari ammorti ammortamenti ammortizzamenti, come si dice, la Roma ha sborsato solamente 24 milioni e mezzo di euro. Però questi 24 milioni e mezzo di euro li abbiamo divisi in 3 anni, quindi abbiamo pagato solamente 8 milioni l'anno per i turbe. Ma non solo, perché pagando 1,5 milioni, cioè prendendo 1,5 milioni dal Bournemouth e poi prendendone altri 8,5 dal Tijuana per un totale di 10 milioni di euro, alla fine non abbiamo pagato 30 milioni, ma abbiamo pagato solamente i turbe 14 milioni e mezzo di euro, che se vogliamo fare il calcolo e dividerlo per 3 anni è come se avessimo pagato i turbe 4 milioni e mezzo di euro l'anno per 3 anni e basta. Questo, ragazzi, è per farvi capire cosa sono gli ammortamenti. Poi, in un certo senso, spero di essermi spiegato bene, magari ho detto qualche cavolata, ma ci sta che non mi sia spiegato benissimo, perché non studio questo, ma voglio farvi imparare un po' cosa c'è dietro il calcio, al di là del gioco, al di là del è meglio quello, è più forte, è più meglio quell'altro. Sto scherzando, ovviamente, sgrammaticalmente. E niente, volevo farvelo capire, quindi faccio capire come la Roma si dice abbia pagato 31, 32, 33 di turbo, quando in realtà poi l'ha pagato, ha speso 14 milioni e mezzo di euro. Detto questo, ragazzi, come se non era il video per i turbo, ma per farvi capire cosa sono gli ammortamenti. Vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, in caso contrario un dislike. Vi lascio in descrizione il link del Maestro 2.0, che a prendere i pronostici è il migliore. Mi raccomando, ragazzi, consigli sui pronostici, passate dal Maestro 2.0. Voi ce l'ho, allenatevi come sempre, ci vediamo in un prossimo video.